Il maxi scandalo che ha travolto SM Pavia con l'arresto del presidente Emanuele Lebro, del direttore generale Chirico, è arrivato anche a San Genese. Come vedete, questa è la scuola primaria che è stata messa sotto sequestro dagli uomini della Guardia di Finanza. Questo è un cancello laterale, questo è il sequestro preventivo, con un grave danno soprattutto per le famiglie del luogo. Un lungo nastro a delimitare tutto il complesso. Dalla serata di lunedì la scuola primaria di San Genesio è chiusa, inghiottita dall'inchiesta che ha coinvolto l'azienda di via Donegani. Questo filone riguarda anomalie nelle procedure di affidamento dei lavori sul plesso e la realizzazione dell'intervento. Un danno per le 7 classi costrette a rimanere a casa, circa 100 bambini coinvolti e le rispettive famiglie. Innanzitutto organizzarci nell'imminenza per sistemare i bambini, che sono bambini piccoli che sicuramente non si possono autogestire in casa da soli, ma quello che chiediamo a gran voce è che sia garantito ai nostri figli il diritto allo studio e quindi non palliativi e soluzioni con la DAD, che assolutamente non accettiamo, ma vogliamo che i nostri figli abbiano l'istruzione che meritano in una struttura sicura. Come ci ha insegnato benissimo il Covid, lavorare da casa con i bambini non è semplice, è sicuramente una situazione non piacevole per noi genitori, ma soprattutto per i bambini, e speriamo che si risolva al più presto, si trovi al più presto una soluzione, perché appunto oltre a essere stati per mesi ormai in questa struttura con i lavori, in cui comunque risulta essere non sicura al momento, per quanto ci è stato detto. Anche sull'esecuzione dei lavori i genitori avevano evidenziato più di una perplessità in passato. L'anno scolastico, come documentato da alcune fotografie, era infatti ripartito nonostante il cantiere non fosse ancora terminato. Ma le preoccupazioni delle famiglie riguardano anche la scuola materna. Io sono rimasta basita, d'altronde, d'altra parte io mi chiedo una cosa: perché i bambini della elementare non vadano a scuola, la scuola sia chiusa, e quelli della materna invece vadano regolarmente a scuola, quando la parte nuova, cioè quella ritenuta tra virgolette pericolante, è costruita proprio sopra la parte di materna. Se tra i genitori regna la preoccupazione, il resto del paese ha accolto con stupore l'improvvisa chiusura della scuola. Oramai l'hanno chiusa quando avevo chiuso anch'io l'edicola. Ah. Sì. No, anche stamattina non ho visto nessuno, cioè nessun commento. L'ho visto anch'io stamattina, non so cosa dire. È un bel problema per i genitori, per le famiglie. Non so, appunto, altro che, non so dove andranno adesso. No comment, perché potrebbero mettermi in galera. Come fate quindi con i bambini? Glielo chieda ai signori del potere.